Salve, salve a tutti, cari amici, benvenuti o bentornati sul mio canale Faber91. Io, come sempre, sono Fabrizio ed eccoci qua in uno di questi miei video. Oggi, ragazzi, come potete vedere, sono abbastanza deluso perché oggi doveva essere un giorno veramente meraviglioso, uno per quanto riguarda i tuoi fumetti in generale, doveva essere una data addirittura veramente da segnarsi sul calendario, perché oggi è uscito uno speciale sull'incontro più atteso del secolo, indubbiamente. I due eroi più amati della Buonelli si incontrano. E sto parlando del speciale Tex Willer incontra Zagor, questo speciale appunto che tutti quanti aspettavamo, io anche lo aspettavo. Avevo un po' di hype, sono sincero. Però ragazzi, io veramente, veramente ragazzi, io dico subito che non si può una cosa del genere, ragazzi. Veramente, non riesco a capire. Adesso voi pensate, ah, perché fa sempre critica? Io critica, dico subito, la faccio quando c'è da farla. In questi giorni ho pubblicato tanti video su tante altre testate Buelli, in cui la maggior parte ne ho parlato veramente bene, quindi non è che io mi diverto a fare questi video. Quindi io dico le cose come stanno, ragazzi. E io penso che questo speciale non può essere fatto così, assolutamente. Non può, non è possibile una cosa del genere, ragazzi. Veramente. Io, ragazzi, non ci ho capito un cavolo di questa storia. Non ci ho capito niente. Veramente, mi viene da piangere. Non ci ho capito niente. Ragazzi, questa storia non lo so perché l'hanno fatta così. Veramente, mi viene da piangere, sto per piangere, veramente, perché non è possibile, ragazzi, non si fa così, è ingiusto, non si può fare una storia collegata completamente agli altri due mattoni usciti prima. Ma se io quei due mattoni che avete fatto prima, Comancheros e Fairy Sangue, non li voglio acquistare perché sono grossi, perché... E invece questa storia, se tu non hai letto quelle, non ci capisci niente, ragazzi, ma non si fa così. Questo doveva essere una cosa isolata. E invece avete fatto anche qui marketing, perché se non avete letto quelle storie, non ci capite un cazzo su questa storia. Non si capisce niente, non ci ho capito niente. E mi sono pure annoiato perché è piena di parole, di chiacchiere. Doveva essere un incontro, ragazzi, un incontro semplice, una storia singola a sé. Incontra Tex Willer e Zagor. Ma perché tocca sempre fare rimandi, su cose già vi, su continui di... Su cose pesanti, doveva essere un incontro da Tex e Zago. E hanno fatto una cosa 300.000 personaggi. Non ci capisco niente. Mi è venuto mal di testa. Ma perché uno deve essere costretto a recuperare due alboni che a me non mi interessa per leggere questa storia? A me interessa solamente vedere Zago e Tex che ci stanno insieme. Una storia qualunque. Ma no, tutti sti collegamenti, queste cose. Non si capisce niente. È ingiusto fa così. Perché io devo essere costretto a reprimere quei mattoni? Non li voglio leggere. A me interessa solamente vedere Tex che incontra Zago. Basta, non voglio avere una continuity con 300.000 personaggi. No, voglio solamente vederli insieme. E io non ci ho capito niente su sta storia. Le parole, discorsi, frasi, collegamenti, vecchi personaggi che se non ho letto quei due mattoni così grossi, pallosi pure quelli. Non capisci niente di sta storia. Non è possibile. Doveva essere una storia singola in cui Tex incontra Zago. No, con tutta sta continuity. Perché se io non me voglio comprare quei 20 qui e non voglio spendere quei 20 euro su quei due volumoni grossi pesanti da leggere, non me vado a leggere, io voglio solamente l'incontro Tex con Zago. Qua c'è un collegamento totalmente completo agli altri due mattoni che avete fatto uscire, che a me non mi interessa un cazzo di questo, non le voglio manco leggere. Io volevo solamente l'incontro a Tex e Zago, doveva essere un incontro a Tex e Zago, senza continuity dietro, una storia tranquilla, quello volevo io. E qua mi ci avete messo una continuity con delle parole veramente, con dei discorsi poi tra l'altro pesanti, in cui veramente si fa fatica perché sono tre, guardate qua, quante, ma non è il discorso della mole delle parole, è che sono parole legate a storie già che sono passate, che io non ho letto, non le voglio leggere, io voglio leggere Tex incontra Zago, non voglio leggere 300 cose che sono successe, che non mi interessa, perché avete fatto sto collegamento a sta storia, a quelle storie vecchie? Poi c'è un certo punto all'inizio, non ci ho capito niente, poi a un certo punto qua ti dice, a un certo punto dice, te cito, cari lettori, cioè riferito a noi, Bakkeberg non è un narratore così laconico, anzi non risparmia a Tex nessun appassionante dettaglio della saga di Adam e Lupo Grigio, quindi questa qui è un collegamento su quei due mattoni che io non voglio avere, non voglio leggere, io voglio solamente leggere l'incontro a Tex e Zago.
Non voglio averci una continui di due mattoni che mi rompo le palle a leggere. Io voglio solamente Tex incontra Zacco con una storia semplice. No, così intrigata, ma a che serve? Non chiedevo questo. Qua dice: Tex, praticamente, cari lettori, Buckberry non è un narratore così laconico, anzi, non risparmia a Tex nessun appassionante dettaglio della saga di Adam e Lupo Grigio. Ma noi quella storia l'abbiamo già raccontata in due lunghe avventure uscite sulla collana di Zagor e recentemente ristampate nelle grandi storie belli. Perciò non possiamo ripeterci qui. Cioè, tutto questo, tutta la storia, alla fine, è collegata a quella. Se tu non hai letto niente, non capisci niente, non si capisce niente. Ma se uno vuole leggere solamente Tex incontra Zagor, perché devo essere costretto a spendere i soldi e leggermi due mattoni che mi rompono le palle che so peggio di questi? Non si fa così. Questo doveva essere un incontro isolato, no? Tutto collegato. Io mi chiedevo se ci fosse un accenno a quelle storie lì. Guardate, ragazzi, non so io, non so io. Tex doveva essere una storia singola, un episodio singolo, no collegato a tutto quello che era successo, ragazzi. Non si fa così. Questa è un'operazione puramente commerciale che sei costretto a recuperare tutte quelle altre storie. Perché l'avete fatta proprio collegata in quella storia? Possibile che non c'era un altro modo di farli incontrare? Per forza rilegata a quella storia lì doveva essere. Due mattoni quelli là, ma veramente, ma non c'è. Non si può leggere una storia per rilassarsi, per vederli insieme senza dover stampazzi con tutte queste parole, con tutti questi personaggi, che non si capisce niente. Non ci ho capito niente, non so neanche spiegarla perché non ci ho capito niente. Tutti questi personaggi non si può fare così. È sbagliato, perché se uno se vuole leggere questo e basta, non gli interessa. Perché devo essere costretto a recuperarmi tutte quelle storie lì che non mi frega un cazzo, non le voglio leggere. Non mi interessano quelle storie lì. Io voglio solo vedere Tex incontra Zacco, senza continui, una storia a sé. Perché invece mi avete fatto tutti questi collegamenti? Guardate, ragazzi, non ti diverti, perché se non hai letto quelle storie, ti viene mal di testa, sono troppi personaggi, troppe cose che sono successe. Loro, poi a un certo punto, dopo che ti sei letto tutte queste pagine, dopo che ti sei letto tutte queste pagine di cui non capisci niente perché sono tutti rimandi, richiami, vengono scritti personaggi che tu se non hai letto le storie non conosci, quindi devi stare lì a impazzire per cercare poi di arrivare a quello che a me ci interessa, non so tutte queste cose. E quando si incontrano finalmente, guardate qua, guardate, non si può. Non è questo il modo di fare fumetti, non è una storia questa qua. Non è una storia fatta. Guardate ragazzi, non si finisce più, ma dove sta lo svago qui? Se tu non hai letto quelle storie, sei costretto ad andare a reperire. Sei costretto ad andare a reperire quelle due storie che sono pure quelle mattoni pesanti. Ma è possibile per leggere un fumetto? Io devo sempre impazzire nel leggere, nel cervellarmi, non mi posso fare una lettura tranquilla. Perché io chiedo soltanto lo svago, qui non c'è svago, perché non capisci niente. È un continuo parlare, è un continuo far rimandi. Ecco, poi a un certo punto quello che ti interessa tu lo trovi a pagina 72. Che si incontrano Tex e Zacco con questa scazzottola e poi diventano amici dopo. Ma guardate, ecco, tu devi leggere tutte quelle. Cioè, ma io per vedere l'incontro tra questi due. Ma è possibile che mi devo leggere 800 pagine? Non mi interessa, io voglio solamente vedere. La cosa che mi interessa è solamente questa, quando si incontrano. Ma non si può fare una cosa del genere. E poi pure qua ricominciano, ma non si può, raga. È sbagliato, non è giusto. Io voglio Tex che incontra Zagor, in cui c'è una storia lineare, senza rimandi vecchi, solo che se incontrano e basta, fanno un'avventura insieme, una cosa singola. Ma perché mi devo leggere 1000 pagine delle storie che non mi interessano? Perché a me il fulcro è soltanto arrivare qui. Il fulcro, a me interessa solamente questo. Il fulcro è vedere Tex che sta insieme a Zagor. Ma no, faccio tutta sta continuity pesante, piena di parole, piena di storie che si intrigano, di rimandi. Non capisco, non ho capito un cazzo, mi sono annoiato, mi sono arrabbiato. È sbagliato. Questo è un modo di fare fumetti sbagliato così. Tex incontra Zacco, episodio singolo, si fai trovare un modo che si incontrano, c'è una cosa da sconfiggere insieme, un'avventura singola e basta. No, tutta sta continuity pesante. Io non voglio, io non ho voglia di rileggermi quelle storie vecchie, non mi interessa. Non lo voglio sapere, voglio solamente vedere loro che si incontrano. E non si è così sbagliato. E poi si ricomincia, guardate ragazzi, ma non si può, raga. È una tortura, non dite che so io, non dite che so io, non dite che so io che mi arrabbio così inutilmente. Perché è delusione, perché come fa a essere bella, cioè, come fa a essere bello che due, se io ripeto, voglio vedere loro che si incontrano. Un episodio singolo che fanno un'avventura insieme, una sparatoria, una rapina, qualcosa che li fa incontrare. Perché devo essere costretto a leggermi 800 pagine prima di storie, anche quelle tutte intrigate, pesanti pure quelle là, per arrivare a che si incontrano? Ai lettori, a tutti i lettori, fondamentalmente, a noi ci interessa solamente quando si incontrano. A me quello interessava. Non volevo una storia con tutte queste parole, queste chiacchiere, questi personaggi, questi continui, questi rimandi.
Poi scritti in modo così prolisso, con tante parole, tante chiacchiere, annoia, smorza tutto quello che tu c'hai. E questo è un modo sbagliatissimo di farlo. Questo qua non è divertimento. Non mi dite che è divertimento, non è svago. Perché lo svago nel fumetto ci deve stare essendo una cosa leggera. Qua non si parla di fantascienza, non si parla di cose quantistiche. È una semplice avventura. Perché tutte queste cose? A cosa servono? Non servono a niente. Servono solo a farti innervosire. Hanno rovinato. È stata rovinata. La cosa bella è quando si incontrano e quando sparano. Stop. La cosa bella è quando si incontrano e quando combattono. Stop. A noi ci interessa quello. No, tutte queste parole, questi dialoghi, questa prolissità. La prolissità non è richiesta, non serve in queste storie. Perché? Ma per quale motivo? Avete rovinato l'incontro del secolo. Perché se uno come me se vuole leggere questo e basta, io non voglio leggermi quelle storie vecchie perché sono pallose, rompono le palle e sono piene di dialoghi. Perché mi devo recuperare 1000 pagine prima per arrivare a questo? Io voglio solamente l'incontro. Doveva essere fatto un episodio singolo in cui si incontravano, un'avventura in cui si incontravano. Stop! Troppi rimandi, troppe chiacchiere, troppa prolissità, troppe storie in continuity, troppe cose passate che non si sono lette. Non capisci niente. Questo modo di fare i fumetti è sbagliato. Perché io voglio l'incontro singolo, una singola avventura in cui si incontrano. Stop! Tutto quello che c'è. Non me ne frega niente, non ho intenzione di leggermi quei 20 euro di pagine piene di parole, di chiacchiere, di prolissia. La prolissia dei fumetti rompe solamente le palle, non è mai, 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 mai bella, rompe solo il cazzo. Avete rovinato ancora una volta. Avete pure. Questo è l'incontro del secolo. Doveva essere un incontro singolo, senza collegamenti di trama con nient'altro. Perché? Perché devo essere costretto a leggermi 1000 pagine di storie già viste? Perché sennò qua non capisci niente. Non si capisce niente. Avete fatto una cilecca totale. Totale. A me interessa solamente vedere loro che stanno insieme e che sparano, che fanno un'avventura. Stop. Non voglio rimandi, richiami, personaggi vecchi che ritornano, che rimanno, cose che se non ho letto non conosco. Io voglio solamente loro. Non devo essere costretto a fare come avete scritto qua, leggere le mie 1000 pagine, perché le 1000 pagine mi rompono le palle. Non mi interessa la storia. Voglio solamente l'incontro a Tex e Zagor. Avete fatto una cilecca clamorosa. Potete dire quello che vi pare, è così, perché io voglio un episodio singolo, un'avventura singola, senza cazzarola di rimandi vecchi. Perché non mi interessa, non mi interessa assolutamente. La cosa che ci interessa a tutti quanti è vederli insieme, le cose che sono successe prima, non mi interessa. Avete fatto cilecca totale, su questo io accetto ribattiti, proprio non mi frega niente. Perché io volevo solamente, e tutti quelli che si apprestano a prendere questo albo, se non avete letto le 1000 pagine prima, non capite niente. Ed è sbagliato, ed è sbagliato. Dovevate fare una storia singola, senza alcun minimo richiamo a quello che è successo. Non mi interessa, una storia singola. Come lo potete fare? Non lo so, ma lo dovete fare. Questo è un modo completamente sbagliato di fare l'incontro. Ragazzi, a me mi viene da piangere. Perché qua non parlo di disegni perché i disegni sono pure belli. Non mi interessa. Io non volevo di niente, però non mi aspettavo questo. Ciò affanno. Questo collegamento, ragazzi, non è per far critica, è perché è una delusione. Non posso essere. Io volevo fare un video in cui ero contento di questo incontro. Ma contento di che? Di dovermi leggere 1200 pagine per arrivare all'incontro? Ma no, non è così. Non si può fare così. Veramente, ragazzi, questa da che doveva essere l'incontro più bello a che è diventata la delusione più bella, la peggiore delusione dell'anno. Io mi sono divertito mai, soltanto quando l'ho visto insieme un po' mi sono emozionato, un po' ho visto lo Zagoro fa quel rimando al lupo grigio, io non sapevo perché non avevo letto quelle storie prima. Non ho voglia di leggerle, non me ne frega niente, non voglio leggere 1000 pagine per arrivare a questo incontro. Ma chi gli va a leggersele? Non mi interessa, a me interessa solamente l'incontro singolo, come tutti quelli che si apprestano a leggere questo. Quindi ragazzi, io sono completamente. Poi ripeto ragazzi, ma perché sempre queste vignette? Ma è possibile che non si può fare una lettura un po' più scorrevole? No, sempre queste vignette che non finiscono mai, 3 ore per leggerlo. Mi viene da piangere ragazzi, a me mi viene da piangere ragazzi, ma non si capisce niente. No, io non ci ho capito niente, zero, niente, non ci ho capito. Tutti sti. L'ho letto così, ma non capivo niente di quello che succedeva, non capivo niente. Ma ti pare che io mi dovrei leggere tutti quei mattoni prima? Non c'ho voglia, non mi va a me, interessa solamente vederli insieme, cavalcare insieme felici e contenti. Ma è possibile che io non si può fare una storia senza questa continuity così tremenda e ferrata, fatta così prolissa? Ma è possibile, non è possibile. E allora se continua così, basta ragazzi, io veramente non ci credo più. Ormai basta, veramente, comincio ad essere sempre più deluso da queste cose, veramente, veramente. Da quelle che mi aspetto qualcosa di male vanno bene, da quelle che mi aspettano bene vanno male, non si capisce più niente, ragazzi. Quindi questi qua sono pure, mi dispiace, ma sono pure 6,40 sprecati, perché non ci ho capito niente, zero.
Per una volta dico pure, guardate, i disegni mi sono... Ma mi è pure piaciuto il sacco così a sto punto, guarda, veramente a sto punto mi piace pure il sacco. I disegni mi vanno bene, sono classici, ci sta. Ma è tutto quello che succede prima che non va bene. Questa è la famosa... C'è lo sconto a pagina 74. Cioè tu devi leggere 74 e poi le altre 1000 prima. Ma non è possibile, ragazzi. È toppata, doveva essere una storia singola, senza alcun minimo richiamo a quello visto. Perché un lettore che legge questo qua, si aspetta questo. Non è possibile che tu a pagina 24 mi dici che devo andare a leggere quelle altre 1000 prima, così in modo così efferrato. È sbagliato, perché potevo capire un accenno, ma è completamente collegata. Non mi dite che è un accenno piccolo, è completamente collegata, perché su tutti i personaggi che hai visto in quei dumattoni che non ho letto, non ho voglia di spendere intero per quelle storie così pesanti. Possono essere pure belle, ma non è possibile che io devo essere costretto a leggermi tutti quei mattoni lì perché non c'ho voglia, perché sono tutti poi, tra l'altro, albi fatti con tutte queste parole qui che non sopporto. Per arrivare a vederli, bastava fare una storia semplice, che in qualche modo si incontravano senza fare sta continua così pesante. Si incontravano, facevano un'avventura, spara con questi indiani qua, ok, ma senza tutti questi collegamenti, ragazzi. È sbagliato perché un lettore, se andate in edicola e non avete letto quei numeri prima, non ci capite niente. Io non ho capito niente, zero, mi sono dovuto arrangiare così. Ma non vado a recuperare quelle altre pagine prima per leggere un incontro del genere, non ci vado. Non ci vado, perché doveva essere una storia completamente nuova, senza nessun collegamento a niente. Voi siete tutti quanti voi che avete letto questo qua. Se avete letto quella storia lì un po', capite? Ma se uno come me che non ha voglia di... che non ho proprio voglia di leggere, non mi interessa, a me di quelle storie lì non mi frega niente. A me interessa solamente loro che si incontrano. Mi interessano loro due che si incontrano. Ciao, come stai? Tutto a posto? Mi chiamo Dexio Zagor, famo sta avventura insieme, ciao, finisce là. No, tutte ste cose, come al solito, piene di parole, non so mai belle. La prolissia dei fumetti non è mai bella, è inutile che mi dite sì. No, non è bella mai, perché fatta così fa male, perché prolissità collegata a storie già viste che se non hai letto non ci capisci niente, quindi devi stare lì, legge cose che non capisci niente, di cui parlano di cose già viste che tu non hai visto, quindi stai lì, legge, 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 non capisci mai niente, non capisci zero, non ho capito niente, non ho capito un cazzo. Ma ti pare che io per leggere un incontro del genere devo stare così? Non è possibile. Avete toppato completamente. Doveva essere una storia singola. Qui l'avete mischiata con tutte quelle cose che sono successe. E l'altro pure qua, i polpettoni su un incontro così epocale. Ma veramente, ragazzi, io non c'ho parole. Ma adesso difendete, dite come faccio, dite quello che vi pare. Io l'ho comprato, l'ho letto, mi sono rotto le palle. Mi è piaciuto solamente quando si incontra Dexter Zagor. Stop, ed è tutto quello che succede. Non voglio sapere niente. E nemmanco mi frega un emerito cazzo. Non mi interessa, non volevo nessuna continui. Doveva essere una storia singola, singola. Se si incontrano e basta. No, tutti questi rimandi così clamorosi, così pieni. Non si fa così. Io non devo essere costretto a leggere 1000 pagine così prolisse per arrivare a questo. No, non mi frega niente di leggermi quei polpettoni già che sono fatti. Mi tengo da roba così per collezione e basta. Ma chi non ha letto quei due albi non capirà niente. Non capirà niente. Quindi Tex incontra Zagro, ma dopo che è il continuo di quelle storie lì completamente indiretto. Se non vai lì non capisci niente. Non capisci niente. Quindi hanno toppato clamorosamente toppato. Toppato, doveva essere una storia singola a sé, non con tutti questi richiami. Perché lo fanno apposta, perché tu sei costretto a recuperarti quelle storie lì, quindi dagli altri 20 euro per arrivare a questo incontro, che poi dura pure poco, perché a pagina 70 si incontrano perché stanno insieme. Ma non si capisce niente, sono 300 personaggi che se non hai visto quelle altre storie, non capisci nulla, se li leggi parole, parole, le chiacchiere che non servono a niente, tutte queste parole, ogni volta parole, chiacchiere, basta, avete rotto. Dialoghi devono essere rapidi, veloci, non riempitivi, de parole, de stronzate, de cose che non ci frega niente. Al lettore piace solamente vedere Tex che incontra Zagor, delle vostre chiacchiere, dei vostri dialoghi, della vostra prolissità. Avete rotto le palle, basta la prolissità dei fumetti, no, è pallosa. Sempre, 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 la prolissità non è mai bella, non è mai bella, la prolissità rovina il fumetto. Il fumetto è svago, è divertimento. Questo qua è veramente qualcosa di ignobile, è qualcosa che ti fa salire il veleno, perché non è possibile che io mi devo rompere un cazzo per leggere un fumetto. Non è possibile che devo stare così. Non è possibile, avete toppato voi un'altra volta, l'incontro del mese, dell'anno, l'avete rovinato con una continui di pallosa, basta con queste chiacchiere che non servono a niente il parlare nei fumetti, troppo parlare collegato a cose che non hai letto, basta, è un modo vecchio, antiquato di fare fumetti, avete rovinato l'incontro del secolo, questa qua è la ciofeca del secolo.
Che cazzarola! E non so io, non so io, non so io che mi divento a fare queste cose, non so io che mi diverto a incazzarmici. Io invece diverto a incazzarmici. Qua è pieno di rotture di palle. Ma non è possibile, raga, non è po ve li mostro ancora una volta. Non è possibile, ma poi oltre questo è il collegamento che c'è. Non capisci niente. Ma perché devo essere costretto a leggermi 2.000 pagine? No, non mi interessa. A me interessa solamente Tex incontra Zagor. De tutto quello che ci sto arrivando. Non me ne frega. Perché l'avete proprio fatta così? Non è proprio concepita così. Ma non so io, non so io che mi diverto. Perché molti tanto mi diranno c'ho ragione. Molti diranno che la pensano a me. Quindi, ragazzi, io ve lo dico: se andate in edicola e compate questo e non avete letto 1.000 pagine arriva, la storia non capite niente. E poi dall'altro, pure se capite qualche cosa. Non è neanche questo granché, se poi la vogliamo dire alla fine. Quando arriva a incontrarsi, non è neanche questo granché alla fine. Quindi, cioè, ragazzi, veramente. Veramente, è l'idea di base che tu mi dici proprio qui. Ne abbiamo già raccontate in due lunghe avventure uscite sulla collana di Zagor e recentemente ristampate delle grandi storie Borelli, perciò non possiamo ripeterci qui. Tu l'hai fatto apposta, perché almeno io mi devo spendere 20 euro e ci guadagni ancora. Capito come? Mi fai il collegamento diretto fatto apposta, quindi è sbagliato proprio l'idea di base. La dovevi fare, no collegata a quelle. L'altra cosa che metti in mezzo, fatto apposta ancora una volta. E ripeto, non è la prolissità, non è mai, la parola mai vuol dire mai, mai bella nei fumetti, rompe solamente le palle. Fatta così poi, con rimandi così, è clamorosa. Quindi avete bruciato questa storia. Chi ha letto quelle storie prima capisce, capirà qualcosa. Comunque, è comunque pesante lo stesso, non è che non è pesante. E poi è troppo così, raga. È stata concepita malissimo. Veramente, e non lo faccio per far visual, perché non me ne frega un cazzo di queste cose a me. Perché sarà bello, io volevo fare un video in cui dicevo il capolavoro del mese. No, la ciofeca del mese, la ciofeca del secolo. Infatti la chiamo così, la ciofeca del secolo. La ciofeca del secolo. E mi dispiace, perché a me, io Tex e Willer, la serie di cuore, mi piace. Zagor, quello moderno, è pietoso. Però le vecchie sono belle, quindi ancora una volta, chi si aspetta qualche cosa non capisce niente, si annoia e tira il fumetto. Stavolta non l'ho tirato perché la copertina. Poi ci siamo soffermati che la copertina è brutta. La copertina è pure carina, è l'interno che ha concepito male. La copertina è pure. Già qualcuno si è lamentato. La copertina è la cosa meno importante a sto punto, ragazzi. Infatti non l'ho tirato per rispetto di questi due, perché gli rispetto. E gli voglio bene. È quello che avete. Sono gli autori che. Boselli che ha toppato. Mi dispiace, per me è sbagliato. È sbagliata questa storia. Non lo so poi se soltanto lui ha deciso di farla. Non lo so, non voglio colpa a nessuno. Però, ragazzi, non è modo questo di fare una storia del genere. Veramente, ragazzi, non si fa così. Doveva essere un incontro singolo, no così. Quindi, ragazzi, questo è il mio pensiero. Non lo faccio per pensare come pensate voi per il viso. Non me ne frega un cazzo. È il mio pensiero, da lettore che ci sono rimasto male. Mi viene da piangere, ragazzi. Quindi, questo è il mio pensiero. Poi fate come vi pare. Per me è la ciofeca del mese, del secolo. Veramente, è stata concepita malissimo. Questo è il mio pensiero. Dite quello che vi pare, commentate, perché sono anche curioso di sapere la vostra. Però non mi cominci a scrivere a viso a quella e quella, perché non è assolutamente così, perché a me non mi interessa, mi dispiace pure fare sto video, ma io sono coerente con quello che dico, è la verità. Io ero già appunto a avevo già fatto il titolo L'incontro più bello del secolo. Lo devo cambiare, ma non per colpa mia, per colpa di questa prolissità, di queste storie collegate a 1.000 pagine prima. Doveva essere un incontro singolo, senza collegamenti così, così. Hanno rovinato l'incontro. Mi dispiace, ma è così. Un saluto a tutti quanti.